Radio Dito. Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. L'associazione Carrozzine Determinate, dopo l'importante risultato ottenuto nella campagna di vaccinazione delle persone con disabilità, torna sulla questione vaccini. Da ieri infatti risulta operativa solo la piattaforma di Post, mentre non è più possibile manifestare il proprio interesse alla vaccinazione anti-Covid sulla piattaforma della Regione Abruzzo. Questa situazione crea una criticità gravissima, sostiene l'associazione Carrozzine Determinate. Se è vero, dice il suo responsabile Claudio Ferrante, che coloro che avevano manifestato l'interesse alla vaccinazione sulla piattaforma regionale, cioè ultraottantenni, fragili, operatori scolastici, caregivers e familiari delle persone con gravi disabilità, oltre che personale sanitario, non dovranno effettuare nessuna nuova iscrizione, e altrettanto vero che ci sono tantissime persone che non hanno avuto ancora la possibilità di iscriversi. Dunque l'associazione segnala dei problemi appunto per l'iscrizione delle categorie fragili. Sul portale dei Poste Italiane chiede l'intervento della regione, ma ne parleremo a Servizi e Interviste, la nostra rubrica in onda oggi alle 18.13 e alle 22. E rispetto all'altro ieri si registrano in Abruzzo 215 nuovi casi di Covid di età compresa tra 10 mesi e 94 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 30, uno dei quali in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 5 nuove vittime, sale a 2.298 di età compresa tra 70 e 92 anni. Due in provincia di Pescara. Un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo ieri dalla ASL. I dimessi o guariti tra ieri e l'altro ieri sono 243. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono in calo di 34 unità rispetto a due giorni fa. Eseguiti 4.361 tamponi molecolari e 2.637 test antigenici con tasso di positività al 3,1%. Sono 20 in meno e si attestano a quota 537 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre sono 56, cioè due in meno rispetto a due giorni fa, con due nuovi ricoveri, quelli invece che si trovano in terapia intensiva. Gli altri 9.639, 12 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il 2020 segnato dalla pandemia si chiude con un meno 6,5% per l'export dei distretti industriali della nostra regione. Il dato è comunque migliore rispetto alla media italiana, che parla di un meno 12,7%. L'andamento è in linea con quanto registrato per le esportazioni regionali abruzzesi, meno 6,2%, ed è fortemente legato all'evoluzione sui mercati esteri del settore automotive, che rappresenta oltre il 50% in termini di valori esportati ed è tra i più colpiti dalla crisi. E quanto emerge dall'analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, secondo cui i 5 distretti monitorati hanno avuto nel corso dell'anno un andamento delle esportazioni molto eterogeneo, condizionato dal differente impatto che la crisi ha avuto sui diversi settori. Via libera in conferenza Stato-Regioni alla suddivisione dei 700 milioni di euro messi a disposizione dal decreto sostegni al turismo di montagna. I fondi messi a disposizione dal governo verranno divisi tra le diverse regioni secondo la perdita economica accertata dei titolari degli impianti di risalita rispetto agli anni precedenti. La conferenza Stato-Regioni ha di fatto accolto la richiesta della Regione Abruzzo in sede di Commissione Turismo di modificare i criteri fissati dal governo, che prevedevano il riparto secondo i dati di presenza turistica, sancendo che i criteri per la divisione degli indennizzi da trasferire alle regioni saranno adottati in relazione alle precedenti dichiarazioni di fatturato delle aziende.
Per quanto riguarda le altre categorie economiche, il fondo prevede 40 milioni per gli indennizzi dei maestri di sci. Tali risorse saranno ripartite tra le regioni in base al numero degli iscritti negli albi professionali. Saranno quindi le regioni a determinare l'attribuzione ai singoli maestri e alle scuole di sci. 230 milioni per tutte le partite IVA della filiera. La quota spettante invece alle singole regioni per l'indennizzo di ristoranti, rifugi, noleggiatori, fornitori e di tutte le attività correlate sarà ripartita sulla base delle presenze turistiche e quindi le singole regioni determineranno tempi e modi degli indennizzi. Infine, conclude l'assessore abruzzese Damario, la conferenza delle regioni ha approvato la richiesta delle regioni stesse di incrementare il fondo di ulteriori 100 milioni, arrivando ad un importo complessivo di 800 milioni. Ancora una volta sono le regioni a fare da sprone e fornire al governo e al paese gli strumenti per ripartire e mettere in moto l'economia che rappresenta la seconda grave crisi dopo quella sanitaria. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marsilio al termine della seduta della conferenza delle regioni che si è tenuta ieri in videoconferenza. Per Marsiglio, che ha commentato così il piano di riaperture proposto dalle regioni, si tratta di una crisi economica che dobbiamo assolutamente affrontare prima che degeneri e possa davvero trasformarsi in una nuova tragedia. Le regioni hanno approvato le linee guida per le riaperture di diverse attività e hanno chiesto al governo, sostiene Marsiglio, di individuare delle date precise entro cui permettere le riaperture, anche per poter programmare la ripresa del turismo e di tanti altri settori in sofferenza come palestre, piscine, ristoranti, bar, cinema, musei. Si sono riunite ieri sera la prima e la seconda commissione della nuova Pescara per procedere all'elezione dei rispettivi uffici di presidenza. Al termine delle consultazioni, tenutesi nella sala consiliare del comune di Pescara, è stata eletta presidente della prima commissione, organizzazione del personale degli uffici, gestione unica di committenza e gestione dei contratti, standardizzazione e unificazione di reti e sistemi informatici, armonizzazioni dei bilanci, riscossione tributi, patrimonio e società partecipate, Erika Alessandrini, consigliera comunale a Pescara del Movimento 5 Stelle. Le vicepresidenze sono andate a Cinzia Berardinelli, della lista civica di centrosinistra Vicario, e Vincenzo Fidanza di Montesilvano del Partito Democratico. Alla presidenza della seconda commissione, servizi e politiche sociali, servizi scolastici, disabilità e sanità, è stato eletto Walter Cozzi di Montesilvano, rappresentante di Fratelli d'Italia. I vicepresidenti sono Stefano Catalano del PD di Pescara e Filomena Passarelli del Movimento 5 Stelle di Spoltore. Lo sport, ieri, in considerazione del numero di casi di positività, l'indagine mediante tampone molecolare per la ricerca del Covid riscontrata tra i soggetti appartenenti alla società sportiva Delfino Pescara S.p.A., i calciatori e personale dello staff dell'indagine epidemiologica che ha evidenziato i relativi contatti stretti, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara, il dottor Ildo Polidoro, ha disposto l'isolamento dei soggetti positivi al tampone molecolare fino alla data del 26 aprile, salvo diversa e ulteriore comunicazione della stessa ASL pescarese. E poi c'è il provvedimento di quarantena per i contatti stretti fino sempre al 26 aprile. Questo significa che con ogni probabilità il Pescara non giocherà le prossime tre partite di campionato che dovrebbero essere rinviate. La Misericordia di Pescara vivrà la presentazione del nuovo corso di primo soccorso della stessa Misericordia che si terrà domenica 18 aprile alle 19 nella sede pescarese proprio della Misericordia. Siamo al meteo, sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili schiarite durante la mattinata.
La tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità della tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. Tuttavia si tratterà inizialmente di nubi medio-alte stratificate che non produrranno fenomeni, anche se sulla Marsica i rilievi marsicani saranno possibili addensamenti. Temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento, venti deboli e mare poco mosso o localmente mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.